della presenza della ministra che ci ha detto che non c'è conflitto di interesse, per porle qualche domanda molto rapidamente perché ho poco tempo. Vorrei sapere se è vero o non è vero che il dottor Scafidi non è mai risultato idoneo in nessuna graduatoria o albo nazionale o regionale come direttore generale, né che potrebbe esserlo perché in quiescenza. Se è vero o non è vero che come dirigente sindacale della UIL è in una situazione di incompatibilità e inconferibilità di incarichi che comportano la gestione di risorse umane, ovvero gare e commissioni di concorso. Sono norme fatte da noi, perché noi non parliamo di togliere i politici della sanità, noi facciamo le leggi. Se è vero o non è vero che ha partecipato a tavoli istituzionali come delegato dell'onorevole Nesci in qualità di consulente e componente della struttura tecnica di supporto. Se è vero o non è vero che il dottor Scafidi ha promosso come istante di richiesta di accesso agli atti o come denunciante in contenziosi civili o in querele nei confronti di dirigenti e legali rappresentanti della stessa ASP di Vibo Valentia che ora è chiamato a dirigere. Vorremmo sapere questo dalla ministra e poi ovviamente spiegare ancora, tramite il suo tramite, all'onorevole Baroni, che il conflitto di interesse sta nel fatto che il consulente o collaboratore dell'onorevole Nesci, a titolo gratuito, grazie. Sta cercando di farlo pagare. Grazie. È chiaro adesso. Colleghi, io già, come vi ho detto prima, noi siamo un passo avanti perché siamo all'emendamento Santelli 3.12, che è a pagina 6 del fascicolo.